gioie violente hanno violenta fine. Tu? Dov'è mia sorella? Di quale sorella parli? Quella che i tuoi hanno quasi ammazzato. Doveva rimanere alla villa e restarne fuori. Ho cercato di proteggerla. Sei tu la causa dei rischi che ha corso. Soltanto tu. Dov'è lei? Sarà qui da un momento all'altro. Intanto, ti tengo d'occhio, quindi non fare scherzi. E cosa potrei fare? Le ho provate tutte. Non resta più nulla. Questa non ti serve. Resta solo un proiettile. E non è per te. Guarda. Cosa vedi? Un uomo sconfitto. Uno solo? Io ne vedo milioni. Kyoto. Dubai. Parigi. Questa gente aveva un'occasione, ma l'ha perduta. Occasione? Occasione di cosa? Di dimenticare la paura. Questo è assurdo. No. Paura. Da quando ne ho memoria, non posso negare che lui sapeva come incutere paura nelle persone. Saburo. Una volta mi ha detto che ciò che ha un valore è solo una bandiera mossa dal vento. E il vento è paura. E poi, sai che ha fatto? Mi ha soffiato in faccia. Ma quella volta si è sbagliato. Con gli altri funzionava. Lo temevano. Perfino ora li hai visti. Idioti, terrorizzati da un uomo morto che parla da una scatola. Patetico. Avrei cambiato tutto se non fossi arrivata tu. E pensare che una volta eri persino a capo della tua banda. Ma hai lasciato tutto, sogni, ideali, per il potere. Il potere? Sul serio? Il potere? 50 anni fa i terroristi ridussero in cenere questo posto. Sì, l'ho saputo. E cosa abbiamo ottenuto? Non molto. Niente, ma ho imparato la lezione. Se piazzare bombe non basta, che altro puoi fare? Diventi tu la bomba. Anako. Nisa. Mattei, taso. Se kai ga kuku sore tarto kima. Kamarazu omae ga sokko ni. Yamete. 人の前よ. Ti ringrazio, V. Questo è tutto. No, non è tutto. Manterrò la mia parte dell'accordo. Andrai con Elman. E tu? Io resterò con mio fratello. Vieni, è ora di pensare al tuo problema.
Destino è un amante volubile. Come, scusa? Passi tutta la vita a combattere qualcosa. E poi diventi tu stesso quella cosa. Letteralmente. Funzionato. Ce l'ho fatta. Johnny, Anako ha mantenuto la parola. Se ti guardo, mi viene in mente quando ci siamo conosciuti. Vedo ancora la stessa mercenaria da due soldi. Una ladruncola con la testa tra le nuvole. Non sei cambiata per niente. Sbagli. Quella V non sarebbe mai arrivata fino a questo punto. Non sarebbe sopravvissuta. Dovevo diventare più forte. E l'ho fatto. Forse. Ma quella V non avrebbe mai tradito nessuno. Aspetta, è questo che pensi? Che ti ho tradito? Peggio. Molto peggio. Hai tradito te stessa. Cazzo vorresti dire? Ti sbagli. Il biochip non ha fuso solo i nostri ricordi. La linea che separava B da Silver, è sparita da tempo. Io sono ancora qui. So cosa voglio e so da dove vengo. Io. Chi è questo io? Te lo ricordi? Sono la V che ha scelto di vivere. Silverhand aveva la tua stessa motivazione. Quella e due pensieri fissi. Mai guardarsi indietro e mai curarsi degli altri. Continuare a correre, guardare avanti, sfidare la morte. Non sei l'unico ribelle qui. E neanche l'unico ad aver perso di vista il quadro generale. Io e te siamo legati. Siamo un tutt'uno. Quindi se sei qui per dirmi qualcosa, è perché hai bisogno di dirla a te stessa. Volevo dirti addio come si deve, Johnny. Da amica. Non credo che sia più possibile. Senti, mi stanno affettando su un tavolo operatorio. I medici della Arasaka stanno estraendo il chip in questo momento. Sapevi che sarebbe finita così. Che sarebbe arrivato il giorno in cui sarei tornata normale, a vivere la mia vita. La normalità è sopravvalutata, se mai esiste. Stanno asportando un pezzo di noi e lascerà un vuoto per sempre. Che scelta potevo avere? Restare fedele a te stessa? Rispettare un piccolo concetto chiamato lealtà. Se hai paura di finire in un'altra prigione della Arasaka, non temere. Ti cancelleranno. Non capirai mai. La Arasaka non c'entra. E nemmeno la vita e la morte. Allora che cos'è, Johnny? Illuminami. È una questione di principi, Dee. Lo è sempre stata.
Puoi scambiare la carne con l'acciaio, nasconderti in una BD, quello che vuoi. Ma alla fine sono i tuoi principi che definiscono chi sei veramente. Se ti perdi, ti mostrano la via. Se finisci in pezzi, ti rimettono in sesto. Sono il credo del Rocker Silverhand, i principi che ha seguito nella vita. Sono qualcosa che Johnny ha imparato da B, la vecchia B. No, non voglio tirarla per le lunghe. Ci vediamo, Johnny. E grazie di tutto. Se non fosse per te, sarei morta da tempo. Più volte. Ricordi cosa ti ha chiesto Dex? Vita tranquilla o finale esplosivo? Sì, mi ricordo. È un peccato che tu abbia scelto male. Un vero peccato. Inoltre, molte funzioni cerebrali restano dormienti. Gli impulsi neurali sono stati deviati al processore neurale, una misura temporanea. Quando riceverò un resoconto completo? Lo invierò entro la fine della settimana. Ancora congratulazioni per il successo. Arrivederci. Prepara la stanza della paziente. Dov'è Johnny? Il costrutto è stato eliminato da tutti gli engrammi. La follia è finita. Quindi? Cancellato, come d'accordo. Io sento Viola. Ma che... La sinestesia è temporanea. Ti abbiamo dovuto creare delle sinapsi aggiuntive. Sto per sentirmi... Non... Ricordo bene come sono arrivata qui. Hai perso alcuni ricordi, altri torneranno col tempo. Dovresti restare calma. Il processore neurale è già sovraccarico. Ulteriore stress peggiorerà solamente la situazione. Sono sempre lì. Sono morta. Due volte. Va tutto bene. No. Io... Chi sono? Porta fuori la paziente. Appunti. Non è ancora chiaro se ci siano progressi, né che direzione abbiano preso. Rimuovere i tumori è stato complesso. Ma la vera sfida è stata l'operazione sull'engramma. Andiamo. Se la nave di Teseo venisse... Porta fuori la paziente. Se la nave di Teseo venisse smontata in tutti i suoi componenti e quindi riassemblata, sarebbe ancora la stessa nave. Siamo dei pionieri. I primi ad aver separato due gemelli siamesi mentali. A Kyoto. Alla fine, persino l'anima umana... Sento il richiamo del cuculo. E desidero Kyoto. Eh? Ora riposa. Presto un medico sarà qui.
Vieni qui. Ti aspetto. Vieni. Saburo Arasaka è tornato nuovamente in vita, sebbene adesso sia nel corpo di suo figlio. Il direttore era stato dichiarato morto qualche mese fa, ma è emerso che prima della morte era stata effettuata una copia della sua coscienza. Sembra che la sua coscienza sia stata usata per sovrascrivere quella del figlio ed erede, Yorinobu Arasaka. Lo scioccante sviluppo è stato rivelato alla conferenza stampa di oggi. Minasan, irasha, soho wa yoku. 枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私サブロー荒坂は今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揺らぐことのない 決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。 Oggi è un giorno veramente importante. Oggi la tecnologia ha adempito a una promessa disattesa dalla religione. Saburo, preparati, il test inizierà presto. Niente buongiorno? Niente, ho delle buone notizie per te. Oggi dobbiamo completare una serie di test. Ti prego di non ostacolarli o ritardarli. Esame del lobo parietale. Usa il tuo scanner Kiroshi e leggi il testo che vedi. E fu un vero spettacolo, disse. Vedere come un'anima fosse intenta a scegliere la propria vita. Era a vedersi compassionevole insieme e meraviglioso e bizzarro. Basta così. Test funzioni cognitive. Risolvi il cubo. Collegati al dispositivo, prego. Formazione e rappresentazione di ordine superiore, inizio test. La paziente è pronta per l'esame. Formazione e rappresentazione di che? L'intervento all'engramma comporta un elevato rischio di insorgenza di disturbi di personalità. Il test è essenziale. A cosa serve questo coso? Misura la risposta pupillare. Cosa dovrebbero testare questi test? Avvio calibrazione dispositivo. Rispondi alle parole chiave, non pensare. Di solo la prima parola che ti viene in mente. Viaggio. Odissea. Casa.
Morte. Nemico. Io. Principio. Ribellione. Tradimento. Arasaka. Ti trovi in un campo di grano. Sei circondata da alte piante verdi a perdita d'occhio. Il sole è accecante. Gli steli delle piante si piegano mentre avanzi. Arrivi a una radura creata dal passaggio di una mietitrebbia automatica. A cosa serve questo test? Misura il tuo livello di empatia. Il calore rende la tua bocca asciutta e appiccicosa. Ai tuoi piedi scorgi una tana di roditori. La macchina ha aperto il terreno morbido. Riesci a vedere dei piccoli topolini ciechi intorno alla madre. La mietitrebbia l'ha tagliata in due. Giacciono perfettamente simmetrici, una piccola rosetta di roditori. Inizi ad avere l'acquolina in bocca. Cos'ho che non va? Il cielo si fa gradualmente più scuro. Sono in arrivo le prime piogge della stagione. Sì, giusto. Abbiamo finito. Come sono andata? Vedremo. Test delle funzioni motorie. Sali sul tapirulan, per favore. Test funzioni motorie. Collegati al dispositivo. A cosa serve il test? Cammina, accelera gradualmente. Alzati. Non puoi restare qui. Sono Gillian Jordan. Tutto il mondo è rimasto fortemente sconvolto dalla rivelazione del ritorno di Saburo Arasaka nel corpo del figlio, Yorinobu Arasaka. Una lettera di protesta contro l'apparente resurrezione è stata firmata da capi religiosi, gruppi per i diritti umani e vertici della compagnia Virtù 100. Questo è un vero abominio, nato dalla sfrenata vanità, dall'arroganza tecnocratica, dal completo collasso morale. La nostra posizione è chiara. Il potere ottenuto da Saburo Arasaka è una violazione delle leggi internazionali. Un arbitrato internazionale è assolutamente necessario. Vogliamo davvero vivere in un mondo in cui i ricchi e i potenti possono diventare immortali? In cui possono continuare a prendere dai poveri non solo i loro beni, ma persino il loro corpo. Non siete dei! Non siete dei! Non siete dei! Non siete dei! La vita non si compra! La vita non... Ma anche la risposta di Saburo Arasaka ha usato termini altrettanto forti. Non ci saranno compromessi. Arasaka Shanaibu no dekigoto ni kanshite... 外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。
法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。 Preparati, il test inizierà presto. C'è già qualche risultato dai test che abbiamo fatto? No, non abbiamo ancora finito. Oggi inizieremo una nuova serie di test. Bene, iniziamo. Facciamola in fretta. Test funzione cognitiva. Risolvi il cubo. Prossimo test. Collega il tuo link personale. Formazione e rappresentazione di ordine superiore. Inizio test. La paziente è pronta per l'esame. Perché non riesco a risolvere il cubo? È quello che cerco di capire. Iniziamo questa cosa. Calibrazione dispositivo. Rispondi a ogni parola chiave con la prima associazione. Il prima possibile senza pensarci, chiaro? Malattia. Vita. Ribellione. Johnny. Io. Me. Trasformazione. Il presente. Solitudine. Il futuro. La città. Ti trovi in un campo di grano. Sei circondata da alte piante verdi a perdita d'occhio. Hai il sole negli occhi. È accecante. Gli steli delle piante si piegano mentre avanzi. Arrivi in una radura creata dal passaggio di una mietitrebbia automatica. Il calore rende la tua bocca asciutta e appiccicosa. Ai tuoi piedi scorgi una tana di roditori. La macchina ha aperto il terreno morbido. Riesci a vedere dei piccoli topolini ciechi intorno alla madre. La mietitrebbia l'ha tagliata in due. Giacciono perfettamente simmetrici, una piccola rosetta di roditori. Inizi ad avere l'acquolina in bocca. Il cielo si fa gradualmente più scuro. Arrivano le prime piogge della stagione. Misurazione completa. Ora passiamo al test di funzionalità motoria. Sali sul tapirulan, per favore. Test funzioni motorie. Link personale. L'ultima volta sono andata alla grande. Cammina lentamente. Fermo al tapirulan. Test conclusi per oggi. Le comunicazioni sono disponibili. Puoi chiamare casa, la Terra.
Test funzione cognitiva. Risolvi il cubo. Ulteriormente, quando Yorinobu Arasaka si è messo a capo della corporazione alla morte del padre, accusando la Militec dell'omicidio. Tuttavia, in un recente sviluppo, il ritorno di Saburo Arasaka sembrerebbe aver placato la situazione tra le due mega corporazioni rivali. Keizoku wa chikara nai. Arasaka sha no kihon rinen desu. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba o wasure 焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に説き続けてきた教訓。完璧なものを変える必要はない。これが真理なのです。以上となります。 Saburo Arasaka e la presidente degli NUSA, Rosalind Myers, intendono incontrarsi personalmente per gettare le basi di una pace duratura. A dimostrazione di tale buona fede, oggi l'amministratore delegato dell'Arasaka ha compiuto un gesto importante. Ehi, senti, i test continueranno ancora per molto. Ci servono dei dati accurati. Ah, non ce la faccio più. Test funzione cognitiva. Risolvi il cubo. Seduta. Rispondi alle parole chiave e non pensare di solo la prima parola che ti viene in mente. Lealtà. Johnny! Rispondi a ogni termine con la prima cosa che ti viene in mente. Sì, il prima possibile, capito? Umanità. Non ne ho idea. Sali sul tapirulan. Il più velocemente possibile, senza pensarci. Vi. Anako Arasaka. Voglio parlarle ora. Test funzione cognitiva. Risolvi il cubo. Funzionato. Buongiorno. Alzati, per favore. Di tutte le persone non mi aspettavo di vedere te. La vita è piena di sorprese. Un luogo orribile. L'odio farebbe impazzire chiunque. Che cosa vuoi? Mi hanno chiesto di parlarti. Quindi sei tornato all'Arasaka? Per sempre stavolta?
Non ne hai abbastanza di loro? Della famigliola del cazzo? L'Arasaka otterrà sempre quello che vuole. E il nuovo progetto fa proprio al caso mio. È perfetto per le mie ambizioni. E ha a che fare con te, in realtà. E così Saburo Arasaka è tornato nel corpo di Yorinobu. Viviamo in tempi strani. Non ti sembra inquietante? Non ti turba? Ho lavorato metà della mia vita per rendere Saburo Arasaka immortale. Mi sono abituato al pensiero della sua resurrezione. Peccato per Yorinobu. È stato sconfitto nel peggior modo possibile. Dal suo stesso incubo. Una figura tragica, davvero. Non ti è mai piaciuto? Non si dovrebbe parlare male di defunti. Non troppo. Ok, allora di cosa devi parlarmi? Temo di avere delle brutte notizie. Ascoltami. La procedura ha avuto successo. Abbiamo rimosso il biochip. Ma ha causato dei danni enormi. A livello genetico, ha alterato il tuo DNA. Hai subito danni simili a quelli causati dalle radiazioni. E purtroppo sono letali. Quindi mi stai dicendo che morirò? Abbiamo ancora qualche carta da giocare. Quanto tempo mi resta? Più o meno 6 mesi. Dopodiché il tuo organismo si deteriorerà rapidamente. L'ultimo periodo sarà il peggiore, il più duro. Voglio parlare con Hanako Arasaka. Temo che sia impossibile. Avevamo un accordo. Ed entrambe le parti lo hanno rispettato. Tu, il tuo caso e i tuoi problemi non riguardano più Hanako. Hanako Arasaka mi ha promesso di salvarmi la vita. Ed è proprio questo il motivo per cui mi ha mandato qui a parlarti delle opzioni che hai. Opzioni. Che altre opzioni ci sono? Sono già andata sotto i ferri. La corporazione Arasaka ha sconfitto la morte. Ti chiediamo solo di fidarti di noi. Mi sono già fidata di voi. E guarda come sono ridotta. Potresti partecipare al nostro programma sperimentale Assicura la tua anima. Temo che il tuo corpo sia diventato inutile. Devi abbandonarlo. Creeremo un engramma della tua mente e lo conserveremo nel Mikoshi. Conservarlo? Perché non posso avere un corpo nuovo e basta? Dobbiamo ancora risolvere il problema di compatibilità. Non mi pare che abbiate avuto molti problemi con Saburo Arasaka. Tu non hai figli e nemmeno un'intera clinica dedicata esclusivamente a te. Come faccio a sapere che non è un altro dei vostri giochetti? Giochetti? Forse l'Arasaka vuole solo punire una ladra molesta? Magari Saburo vuole un'altra anima per la sua collezione. Gli Arasaka sono diventati degli dèi. Tu non sei nulla per loro. Sei insignificante. Potrebbe essere la tua vendetta. Guardati. Il lavoro della tua vita è stato trasformare Saburo in un dio. E tu resti un misero mortale. Allora siamo in due. Per quale motivo dovrei punire una compagna di sventure? Il mio datore di lavoro ti ha fatto un'offerta. Finiamo di discuterne. Mettiamo che io accetti e finisca nella prigione di anime dell'Arasaka, alla loro mercé. Devo proprio chiedere dov'è l'inghippo. È tutto già scritto in un contratto e garantito. Devi solo firmarlo. Se intendi continuare a vivere, ovviamente. Ora, visto che una psiche digitalizzata non è legalmente un individuo, il contratto comporta la rinuncia ai tuoi diritti. Una misura temporanea, ovviamente.
No, non diventerò proprietà della Arasaka Corporation. I partecipanti attuali al programma sono tutte persone note e influenti. Non abbiamo ancora ricevuto lamentele. E se rifiutassi? Abbiamo radunato i tuoi effetti personali. Uno shuttle ti porterà sulla Terra. E morirai prima dell'inverno. Lo so, non è una decisione semplice. Pensaci bene prima di darmi una risposta. Voglio vivere. Come tutti del resto. Non c'è motivo di indugiare. Possiamo iniziare subito. Ci vediamo nel futuro, spero. Sì, arrivederci. Il nostro staff si occuperà di tutto. Ehi, come ti chiami? Hajime. Hajime, posso chiederti una cosa? Cosa diresti a una persona che è appena entrata nella prigione del suo peggior nemico per salvarsi la vita? Direi... va bene. Ma non dimenticare la strada di casa. Mettiamo che io accetti e finisca nella prigione di anime della Arasaka, alla loro mercé. Devo proprio chiedere dov'è l'inghippo. È tutto già scritto in un contratto e garantito. Devi solo firmarlo, se intendi continuare a vivere, ovviamente. Ora, visto che una psiche digitalizzata non è legalmente un individuo, il contratto comporta la rinuncia ai tuoi diritti. Una misura temporanea, ovviamente. No, non diventerò proprietà della Arasaka Corporation. I partecipanti attuali al programma sono tutte persone note e influenti. Non abbiamo ancora ricevuto lamentele. E se rifiutassi? Abbiamo radunato i tuoi effetti personali. Uno shuttle ti porterà sulla Terra. E morirai prima dell'inverno. Lo so, non è una decisione semplice. Pensaci bene prima di darmi una risposta. Ho preso una decisione. Torno sulla Terra. Torno a casa. Lì morirai. Addio, Anders. La tua proposta fa schifo, ma offrendomela, mi hai dato qualcosa di meglio. Di cosa stai parlando? Prima, la morte era inevitabile per me. La fine di una vita di merda.
Tu l'hai resa accettabile, alle mie condizioni. Thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. Vista da lassù. È davvero bella come dicono? Oppure è solo un'altra menzogna? Ascolta, non dimenticare, in orbita potrebbero avere problemi. Quello che sto cercando di dirti è non ignorare i messaggi di errore, ok? E quando tornerai, voglio dire, se tornerai, ti farò un bel check-up. E magari ti faccio anche uno sconticino. A presto, Vi. Ciao, Vi. Io ti chiamo per dirti addio. Mi sono finalmente decisa a lasciare questa città. Ho capito che questo posto ti lascia solo due alternative: diventare uno stronzo o finire per essere ucciso da uno di questi. Spero che in qualche modo troverai una terza via. È un peccato che le cose siano finite così. Ti auguro una buona vita, Vi. Ciao, Vi. Come va la vita? Qui nelle Badlands c'è il solito clima. Il mio frigo si è fuso, ci sono 35 gradi all'ombra ed è in arrivo una tempesta di sabbia, quindi, beh, ti stai perdendo la festa. No, seriamente. Stiamo tutti bene. Solo io andiamo d'accordo, più o meno. E poi la famiglia continua a crescere, il lavoro si accumula. Ma meglio tenersi sempre occupati, no? E pensare che se non fosse stato per te ora sarei ancora lì a Night City. Volevo solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Se tu non mi avessi messo sulla strada giusta, sarei ancora persa. Beh, d'accordo. Ci sentiamo, Vi. Non sparire. Ciao, Vi. Sono Saul. Ho saputo che è successo qualcosa di grosso a Night City. Merito di una certa Vi. Non so cosa tu abbia intenzione di fare ora, ma ricorda,
ci prendiamo sempre cura dei nostri fratelli. E tu adesso sei una di noi. Sei un Aldecaldo. Non dimenticarlo. A presto. Ci vediamo. Ok, bene. Ci stavamo chiedendo quando saresti passata di qui. Potremmo organizzare una grigliata, berci qualche birra, fare un paio di corse, oppure fare visita ai nostri amici Raff & Schiff. Quello che sto cercando di dirti è... beh, che alle Badlands farebbe comodo una come te, V. Non so cosa hai per le mani ora, ma ricorda che sei sempre la benvenuta qui. D'accordo, stammi bene. Sono Rogue. Volevo... ah, la segreteria. Ma, perché no? Vi... mi chiedevo se tu potessi dare un messaggio a John. In effetti, due messaggi. Primo, che è un arrogante ed egoista figlio di puttana. E secondo, che è stato bello rivederlo. Fate attenzione, ok? Tutti e due. È successa una cosa. Che cazzo, ancora la segreteria? Ma rispondi mai al telefono, tipo una volta tanto? Dai! È più facile contattare il servizio clienti di un data terminale che te. Cosa dicevo? Ah, sì. Sai che mi ha chiamato l'agente delle Ask Rex per chiedermi se vado in tour con loro? All'inizio mi sono detto devono passare sul mio cadavere, cazzo. Ma poi ho pensato... ehi, aspetta. In effetti potrebbe essere divertente, quindi... chi lo sa. Beh, ho un po' di pettegolezzi freschi per te, se ti interessano. Chiamami quando puoi, ok? Ciao! Ehi... senti un attimo. Alcuni ragazzi del distretto hanno beccato un negozio con armi illegali. Danne mozze, pistole stordenti, bombole di ibrite. Gli ordini dall'alto sono di distruggere tutto. Ma pensavo che... forse potrebbe esserci un modo più utile di usarle. Per una giusta causa. Non ho dimenticato quello che hai fatto per noi. Per me e Randy. La città ha bisogno di più persone come te. E farò in modo che siano equipaggiate. Consideralo un omaggio, V. Ci vediamo. Ciao, V. Sono Jefferson Perales, sai, il sindaco di Night City. Ti chiamo a proposito del nostro recente programma sui senza tetto. Che ne diresti di lavorare a capo della mia scorta? Come saprai, le persone di cui mi posso fidare sono pochissime e settimana prossima aumenteremo le tasse cittadine, quindi la situazione si farà tesa. Passa a trovarmi e ti farò una buona offerta. Quando si tratta di sicurezza non vado a spese. D'accordo allora. Ci sentiamo, V. Ciao, V. Le connessioni orbitali costano un occhio della testa, quindi vengo subito al punto. Stavo pensando a te, così ho consultato i tarocchi e... accidenti.
il matto, la luna, la papessa. Sono brutte carte. Fa attenzione ai nuovi amici, B. Dico sul serio. To pay the price.